Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Un'idea di ATP. Eccoci di nuovo qui per vedere il lotto numero 2. E che c'è ancora l'Atari 7008. Sì, questo è l'Atari 7008 dall'altra volta, che c'è il punto di domanda per vedere se funziona o no. Lotto numero 2, che in realtà sarebbe il lotto numero 1 perché l'ho acquistato prima, ma per questioni logistiche mi è arrivato dopo. Lotto numero 2 che ho acquistato anche senza volerlo, si può dire, perché era uno di quei lotti dove mancavano poche ore alla scadenza dell'asta e nessuno a poche ore dalla scadenza dell'asta aveva ancora offerto. E allora io, prima di andare al lavoro la mattina, ho fatto un'offerta, perché poi scadeva un orario che non potevo tenerlo d'occhio, e fatto sta che nessuno ha rilanciato l'offerta. Strana questa cosa, perché per i materiali che l'asta, che l'otto numero 2 trattava, teneva, erano materiali di solito che nelle stesse aste di eBay vanno a ruba, o è difficile da chi lo sa perché. Fatto sta che il prezzo base d'asta, vi dico già, il prezzo base d'asta di 25 euro più 10 di spedizione, ho acquistato il lotto numero 2, che adesso andiamo a vedere cos'è e forse risolverò il mistero sul funzionamento meno di questo Atari 7008 che abbiamo visto l'altra volta. Spostiamo l'Atari 7008 che abbiamo visto l'altra volta e andiamo a vedere brevemente cosa conteneva il lotto numero 2. Ci sono dentro nel lotto numero 2 tante cartucce loose, senza custodia, senza niente, a partire da Stargate per Atari, sempre per Atari 2006, passando poi per questo che ce l'avevo ai tempi, Midnight Magic, che è un flipper, sempre per Atari 2006, felice di averlo rirecuperato, anche questo, anche Yoast, che è molto bello, sempre su Atari 2006, molto bello Yoast, sempre tutte cartucce loose, questo che carino, questo che è enduro per Atari 2006, ha diversi titoli, ma il medesimo gioco, che è anche molto carino, che è anche una conversione probabilmente non ufficiale, ma che è molto divertente, che avevo i tempi, che sicuramente tutti quella roba qua andremo a vederla. Continuiamo questo lotto numero 2, meno pregiato per qualche modo del lotto numero 1, ma qua siamo sempre Yoast, ma questa volta per Atari 7008. Yoast per Atari 7008, che è molto bello anche lui. Per poi passare a questo, che contiene una sorpresa all'interno, ovviamente un pezzo di plastica che si è danneggiato, sempre per Atari 7008, sempre solo la cartuccia, Desert Falcon per Atari 7008, Super Game, dice lui. Questo non lo conosco, non ci ho mai giocato. Sempre per Atari 7008, questo Fatal Run. Poi andremo a scoprire prima o poi di cosa si tratta, e questo invece è un capolavoro. Pole Position 2, sempre per Atari 7008, Pole Position 2, mitico Pole Position. E sono i pezzi da 90, ora arrivano i pezzi da 90. Pezzo da 90 numero 1, Exebius per Atari 7008, meraviglioso Exebius, meravigliosa conversione anche su Atari 7008 di Exebius. Bella questa è veramente molto bella di conversione. Per il box è molto bello, in questo caso un box è molto bello, c'è il manualino un po' tutto schiacciato, tutto rovinatizio, però c'è, è molto bene così. Altro pezzo da 90 è Hickory Warrior, anche Hickory Warrior è molto bello su Atari 7008, è molto molto bello anche Hickory Warrior, Authentic Arcade Action, ci dice dietro nella cover, su Atari 7008, Authentic Arcade Action. Ma sono i pezzi forti, questo c'era dentro questo, c'era dentro anche lui, un quick shot che funziona tra l'altro, quindi buon per lui e buon per me. E c'è questo qui,
Ma cos'è? Ancora un 7008? Ma cos'è? Quello di prima? 7008 di prima? Non è il 7008 di prima, è un altro Atari 7008. Però questo, rispetto a questo, che non si sa, questo funziona con certezza, questo funziona con certezza, questo non si sa. Perché adesso scopriremo se anche l'altro funziona, perché ovviamente in questo lotto, in questo lotticino c'è lui, quello che non c'era nel lotto numero 1, l'alimentatore per Atari 7008, l'alimentatore per Atari 7008 che non avevo, che mancava nel lotto numero 1 per via del cavo proprietario, che vi dicevo, guardate che attacco che ha, è questo qui, e quindi serve proprio lui per fare funzionare l'Atarino. E adesso quindi scopriamo se l'Atari del lotto numero 1 funziona o meno. Poi ovviamente non era scontato, ma ci sono ancora ulteriormente due joystick di questi qui, che sono molto belli e funzionanti, ancora nello stesso lotto, insieme all'Atari 7008, insieme all'Atari 7008. Però prima di tutto scopriamo una cosa, togliamo l'Atari 7008 che funziona e prendiamo l'Atari 7008 che non si sa se funziona, e lo proviamo a vedere se funziona in diretta. Proviamo a vedere se funziona, ma non sono molto fiducioso, appunto perché ho aperto anche questo qua nuovo, che mi è arrivato nuovo, non è nuovo, ma per vedere ci sono molteplici differenze. Si vede il condensatore qua non è esploso, nell'altro Atari 7008, e poi qua hanno fatto delle modifiche strane, adesso lo collego alla corrente, guardiamo, scopriamo se funziona o meno l'Atarino. Ok, alimentatore inserito, qui c'è la spia del power, se funziona dovrebbe ho paura, cioè non magari ne esplode in mano, non so cosa hanno fatto dietro. Quindi pushiamo e non succede nulla, pushiamo e non succede assolutamente nulla, perché il 7008 ha qualcosa che non va, probabilmente è o il condensatore gli è esploso o le magagne che gli hanno fatto dietro. Non ci speravo molto, non ci speravo molto, ma non funziona. Sapete che faccio? Lo terrò come pezzi di ricambio. Ah no, ce n'è un altro, non avevo fatto vedere questo. Caratica, ancora per 7008, sempre in loose, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartucce loose e due boxate. Quindi adesso prendiamo invece il 7008 che funziona, accendiamo la televisione, accendo anche l'altra cam adesso, e proviamo a vedere cosa succede accendere il 7008, accendere il 7008 che teoricamente funziona. Vediamo cosa succede. È peccato, però vedo che lo come pezzi di cambio, non sto neanche a diventare matto perché me ne basta uno. Ok, 7008 Asteroid, vedete anche, cioè, allora, quindi mi stanno dicendo che c'è in memoria un gioco su 7008? Questo mi stanno dicendo questo, molto bene, se c'è in memoria Asteroid per 7008. Questa non me l'aspettavo, attacco il joystick e sapete che vi dico che io mi faccio una partitina Asteroid per 7008. Questo è quanto, ma ci rivedremo presto con il gameplay di queste macchine, perché ho
tanti progetti. Adesso lasciatemi concentrare su Astroid, che è una vita che non gioco oltretutto. Oggi è tutto, è stato un piacere. Alla prossima. Ciao.